Mister Helmet, il tabloid motori. Forse questa è la moto più interessante e curiosa del salone, mi prendo io la responsabilità di dirlo, è il Brutus, e già il nome dice tutto, è sviluppato da Over per Pelp International, che è un grande distributore che ha dato a questa factory di ricerca e sviluppo l'incarico di costruire una moto che vada dappertutto sempre, è modulare, che vuol dire che si cambiano le cose, è una moto che sembra un quad, infatti forse è idealmente un quad tagliato a metà, quote da quad, motore da quad, pneumatici da quad, coppia da quad, ma non è un quad. Alessandro Tartarini, che è il responsabile dello sviluppo di questo oggetto del diavolo, ci dice due cose. Sì, è un veicolo che credo che sia al passo coi tempi. Oggi, con non potendo più circolare per strada ad alte velocità eccetera, abbiamo concepito un prodotto che si possa usare tutti i mesi dell'anno divertendosi, perché è un veicolo che a guidarlo è molto, da molte emozioni, a velocità ridotte. Non da strapparsi la patente. Esatto. Qui mi sembrava di capire... Qui mi sembrava di capire che sarà possibile, con dei kit dedicati, montare addirittura un cingolato gommato, qualcosa, uno sci, cioè. Questo veicolo ha un kit che lo trasforma praticamente in una motoslitta con un cingolo dietro e due sci davanti. Ha un gancio, la possibilità di avere un gancio traino, un vericello, è un veicolo polivalente. Cioè il quad arriva dappertutto quasi, dove non arriva il quad dovrebbe arrivare questo. Arriva Brutus, però Brutus va bene anche per il traffico, nel caso, cioè gomme stradali si possono montare per chi non ne fa un uso solamente per lavoro, diciamo, estremo. È divertente in ogni condizione di terreno, dalla neve all'asfalto alla sabbia, in ogni condizione uno può divertirsi. Il motore è un monocilindrico 7,5 che... automatico, che ha un sacco di coppia, tanta. Con le ridotte, ha una ridotte e anche la retromarcia per le varie applicazioni che poi uno può avere. Quindi è un arrampicamuri vero e proprio, insomma. Esatto. Beh, adesso però il peso sono 200 kg, neanche eccessivo per un veicolo da lavoro. No, il peso sono 200 kg, ha un baricentro basso, perciò si guida bene. E la sella ha un'altezza di sotto gli 80 cm, perciò adatto a qualsiasi persona, a qualsiasi altezza. E... Per i quasi quarantenni è l'evoluzione, il figlio, il nipote naturale della moto di Bud Spencer, in Altrimenti ci arrabbiamo, può essere questa cosa. Lei... È la mia ispirazione. La sua ispirazione, e anche la mia. Ho vissuto quindi... con questo film. Perfetto, allora noi over 35, facciamo così, così siamo anche un po' generosi, e over 80 kg possiamo sfogarci così, senza farci togliere la patente. Esatto. Esatto. Quando è che possiamo iniziare a fare questi ragionamenti? Prossima primavera. Numeri, costi? Siamo in un prezzo indicativo 8.000 euro. Va bene, noi aspettiamo l'invito per provarla e vogliamo vedere dove ci porta questa cosa qua, e soprattutto che ambiente di test riuscite a inventarvi per poter per darci soddisfazione. Senz'altro. Grazie Alessandro Tartarini.